Buongiorno, sono Juan Carlos De Martin, docente al Politecnico di Torino e curatore insieme a Luca De Biase di Biennale Tecnologia. Benvenuti a questo incontro che mi fa particolarmente piacere introdurre perché lo animeranno due persone, due amici e due persone che si occupano dei temi di cui parleranno da molti anni e quindi con grandissima competenza e anche capacità di trasmettere quello che hanno capito e imparato al grande pubblico, come sicuramente faranno anche in questa occasione. Parliamo di algoritmi, parliamo di democrazia, quindi proprio due temi che sono al centro della riflessione di queste giornate di Biennale Tecnologia e che tra l'altro poi lo saranno anche nel 2021 durante Biennale Democrazia, l'altra grande biennale torinese che si alterna tra anni pari e anni dispari. E le due persone che vado a presentarvi sono Fabio Chiusi, che da molti anni si occupa di tanti temi con grandissima lucidità e capacità di comunicazione, incluso specificamente il tema del rapporto tra democrazia e digitale, su cui ha anche scritto molte cose, incluso anche un libro. E in questo momento il suo ruolo è di Project Manager ad Algorithm Watch, un'NGO basata a Berlino, ed è anche docente di giornalismo, nuovi media, editoria e intelligenza artificiale all'Università di San Marino. Benvenuto Fabio. Grazie, Mancato. La seconda ospite è anche lei una conoscenza ormai che risale indietro nel tempo, visto che ci occupiamo insomma, di questo grande ambito degli aspetti sociali, civili e politici del digitale, è Antonella Napolitano, che in questo momento ricopre il ruolo di Policy Officer for Privacy International. Benvenuta Antonella, molto lieto di averti qua a Biennale Tecnologia. Grazie, buongiorno. Allora, a parte il piacere di ospitare due persone così competenti e così capaci di comunicare, in realtà c'è un altro motivo di grande piacere per introdurre questo incontro, ovvero che c'è un'occasione, cioè il fatto che è stato rilasciato un rapporto molto interessante che contiene anche informazioni specificamente interessanti per noi italiani e quindi questa è un po' l'occasione, correggetemi se sbaglio, è l'anteprima. Come dire, di un incontro purtroppo non dal vivo, non di persona, però almeno un incontro qua online per parlare di questo nuovo rapporto. Dico bene, Fabio, Antonella? Assolutamente, assolutamente. Benissimo. Io voglio prendere meno spazio possibile per dare appunto il massimo di possibilità non soltanto a voi due, ma anche al nostro pubblico, perché il nostro pubblico che ci segue ha la possibilità di fare domande in una chat che io vedrò. E quindi verso, diciamo, gli ultimi 10 minuti di questa nostra conversazione, che durerà al massimo 60 minuti, guarderò quello che è arrivato e vi sottoporrò dei commenti o delle domande, magari aggregandole nel caso siano tante. D'accordo? Benissimo. Allora, prego, chi è che inizia la conversazione? Magari comincio io così presento un po' i risultati di questo rapporto che abbiamo pubblicato e vorrei condividere anche, visto che comunque secondo me con una slide, con qualche slide si capisce tutto meglio, spero che si veda. Il rapporto di cui vorrei parlare è un rapporto che abbiamo pubblicato insieme a, come Algorithm Watch, insieme a Bertelsmann Stiftung alla fine di ottobre in edizione in inglese e proprio in questi giorni in edizione italiana. Abbiamo anche un'edizione in italiano, anche se non integrale, e si chiama Automating Society 2020. E ha un titolo questa presentazione, diciamo che è anche il titolo dell'introduzione di questo rapporto, cioè che è Vita quotidiana nella società automatizzata, che in inglese diciamo suona come Automated Society e c'è una sorta di evoluzione già a partire dalla prima slide, perché noi abbiamo lanciato questo progetto nella sua prima edizione a gennaio del 2019 e oggi all'epoca si poteva dire Automating Society, cioè una società che va automatizzandosi, e con l'inglese naturalmente lo capiamo in questo senso. Automated Society oggi, perché? Perché già a distanza di 2 anni, come vedremo, questi sistemi di cui andremo a parlare, che automatizzano parti di processi decisionali o interi processi decisionali, sono già parte della nostra vita in Europa, non soltanto diciamo in Cina o negli Stati Uniti, dove ne sentiamo parlare abbastanza spesso sotto il termine intelligenza artificiale, ma in realtà sono cose che riguardano la vita di tutti i giorni e già di cittadini europei, di milioni di cittadini europei. Quindi quello che diremo in questa breve presentazione è cos'è questo rapporto e come abbiamo lavorato per raccogliere le prove, cosa non facile su questi sistemi, che cosa abbiamo scoperto, quindi i suoi principali risultati e anche delle raccomandazioni di policy per provare ad andare
oltre diciamo la solita pars destruens, avere anche una pars construens invece, che vorremmo sottoporre all'attenzione delle persone e naturalmente dei decisori. Quindi quello che noi facciamo con questo rapporto è mappare, diciamo, dare una mappatura dello stato di quello che noi chiamiamo automated decision making in Europa. L'automated decision making è qualcosa di diverso dall'intelligenza artificiale, si può dire, perché l'intelligenza artificiale è fondamentalmente una tecnica, una tecnologia. I sistemi di automated decision making sono sistemi sociotecnici, cioè riguardano rapporti di potere, di giustizia sociale, rapporti politici, decisioni che hanno insieme aspetti umani e automatici, automatizzati. Quindi è qualcosa di più complesso, se vogliamo ancora, di una singola tecnologia, e insieme anche più semplice in molti casi, perché in molti casi non si tratta di sistemi particolarmente complessi che hanno algoritmi di machine learning particolarmente complicati, a volte sono semplici falli di calcolo. E naturalmente questo rapporto ha anche, come vi dicevo, delle raccomandazioni di policy che noi cerchiamo di stendere per appunto provare a trasformare questi sistemi in maniera sistematicamente compatibile con la democrazia e i diritti umani. Il rapporto indaga 16 paesi in Europa, quindi abbiamo avuto ricercatori in tutti questi paesi, in alcuni casi due o più, giornalisti anche in loco in questi paesi. Il team che è stato coinvolto è un team di oltre 40 persone e ha coinvolto diverse tipologie di expertise, cioè ci sono stati diversi giornalisti, sono stati coordinati dal mio collega Nicolas Kaiser-Brill, e dei ricercatori, diversi ricercatori che invece ho coordinato io, sto leggendo diciamo della coordinazione dell'intero progetto, ma anche designer, editor e fumettisti. Abbiamo anche tre fumettisti, come vedete da questa mappa, che hanno cercato di illustrare, e ci sono riusciti mirabilmente peraltro, li ringrazio, e sono riusciti a illustrare questi sistemi, esempi di questi sistemi. In ogni capitolo avremo un esempio di quelli che noi abbiamo studiato, illustrato come storia autoconclusiva a fumetti di una pagina. Questo per cercare appunto di raggiungere più persone possibili, perché pensiamo che questi temi siano cruciali e siano ancora troppo poco affrontati nel dibattito pubblico. Ci sono anche delle edizioni nazionali, come abbiamo detto c'è un'edizione italiana che poi vi linkerò alla fine del rapporto, della presentazione, ma ne usciranno anche in spagnolo, in francese, in tedesco e in altre lingue. Il rapporto, come vi dicevo, cerca di mettere insieme più stili comunicativi, quindi cerca di mettere insieme un lato di ricerca, un lato di indagine giornalistica e un lato di pura divulgazione fumettistica, proprio artistica, per cercare appunto di raggiungerci tutti, visto che questi sistemi ci riguardano tutti. E ha avuto diciamo una preview, un'anteprima in un altro mini rapporto più breve, questo sono 300 pagine molto corpose, che riguardava esplicitamente il ruolo di questi sistemi all'interno della pandemia di Covid-19, che come vedete ha enormi effetti, tant'è vero che ci tiene ancora a casa e ci impedisce di rivederci, e sarebbe stata una cosa molto bella. E come vi dicevo, parlando dei principali risultati, il principale è che questa Automating Society è diventata una società automatizzata a tutti gli effetti, quindi l'ADM è già, questi sistemi sono già parte della vita quotidiana di milioni di cittadini, e l'impatto è su questioni fondamentali, la loro salute, i loro diritti sociali, il welfare, le prospettive di impiego, i diritti fondamentali, ma poi, come diremo anche con Antonella, i diritti dei migranti, il controllo dei confini, tutte cose estremamente rilevanti per questioni di attualità contemporanea. Tutto questo è vero in tutta Europa, cioè la crescita avviene in tutta Europa, lo stiamo vedendo, anche se alcuni paesi meno e alcuni di più naturalmente, ma la rapidità è la cifra. E quindi quello che noi stiamo vedendo è che, per esempio, tecnologie come le tecnologie biometriche o di riconoscimento facciale, che solo un anno, due anni fa erano l'eccezione piuttosto che la regola, sono improvvisamente ovunque, e abbiamo stimato che almeno una decina di forze dell'ordine in Europa, se non molte di più, usino questi strumenti, per esempio, in maniera non sempre trasparente, come vedremo. Alcuni dei reali usi che abbiamo trovato di questi sistemi in Europa includono sistemi che, come vedete, riguardano questioni fondamentali e delicatissime, per esempio la questione della predizione del rischio di violenze di genere. Questo è un tema che viene affrontato anche attraverso questi sistemi in diversi paesi, ed è cosa notevole, degna di nota, da molto tempo peraltro. Questi non sono sistemi nuovi, questi sono sistemi che vengono implementati e aggiornati da anni in molti casi. In questo caso, per esempio, nel caso di Biogen, il sistema spagnolo è un sistema che sta anche, pare, funzionando in maniera soddisfacente, quindi dai dati che si riescono ad avere, pare che questo sistema stia anche portando un serio contributo a, diciamo, a sconfiggere questo,
tremendo problema. E abbiamo anche questioni che riguardano, per esempio, la scoperta di frodi fiscali o di prescrizioni mediche. E anche in questi casi, anche se i giudizi variano, come vedremo, si tratta di sistemi che per lo più tendono a funzionare abbastanza bene. Quello in Portogallo, per esempio, pare che abbia aumentato il riconoscimento di frodi di prescrizioni mediche in un anno dell'80%, per cui stiamo parlando di questioni anche affrontate in maniera sostanziale. Ma poi ci sono anche naturalmente cose che sono un po' più Black Mirroriane, distopiche, che quindi a me piacciono. Avendo scritto un libro su Black Mirror, adoro questo lato. Naturalmente, dal punto di vista letterario, vorrei che rimanesse letteratura. Ci sono sistemi, però, che invece trasportano questa sorta di letteratura distopica nella realtà. Immaginate un sistema che riconosce i sorrisi nelle banche in Polonia e premia gli impiegati che sorridono di più, e questa è una cosa che sta venendo usata. Immaginate sistemi come questo in Finlandia, che automaticamente cerca di prevedere eventi della vita, quindi un matrimonio, questioni che sono legate, diciamo, un po' allo sviluppo della vita delle persone, sono un po' costanti, e quindi cerca di predire quali servizi pubblici saranno necessari in corrispondenza, di massimizzare l'efficienza di queste cose, ma anche questioni enormi come, per esempio, la cura del cancro. Ospedali universitari, per esempio, in Svizzera, a Zurigo e altrove, stanno utilizzando Watson di IBM, per esempio, per appunto suggerire potenziali cure per il cancro. Abbiamo anche un capitolo sull'Italia, che è uno dei 16 paesi che abbiamo studiato, e l'ho studiato io come l'anno scorso, ma quest'anno abbiamo una casistica sicuramente maggiore. Abbiamo strumenti per polizia predittiva, che abbiamo già visto, che tendono quindi a predire come sorvegliare e fare polizia, appunto, in alcune zone di alcune città sulla base di dati e serie storiche, quindi tende a inferire, diciamo, in maniera induttiva il futuro dal passato. Ci sono forme di giustizia predittiva, e questo è un caso che noi abbiamo anche illustrato con un fumetto, e fondamentalmente è un sistema che sta venendo studiato insieme da un team di ricerca della Sant'Anna di Pisa, insieme al Tribunale di Genova e a altri tribunali d'Italia già, in cui fondamentalmente si cerca di usare il machine learning per capire gli orientamenti precedenti della giustizia su un caso, per esempio, se ci sono stati n casi simili. Che cosa ha detto la giustizia già su questi casi? Per esempio, tramite questi sistemi si può aiutare i giudici a pervenire a una decisione che sia basata, insomma, sulla giurisprudenza che si è già accumulata. Abbiamo un sacco di forme di riconoscimento facciale, lo saprete sicuramente. Una di cui forse sapete meno era un'ipotesi che è stata oggetto del mio articolo di inchiesta giornalistica per il Rapporto, sull'uso del riconoscimento facciale, che è una tecnologia che, come sapete, probabilmente è accusata giustamente di avere esiti discriminatori in senso anche razzista. In Italia è stato pensato di usarla in tutti gli stadi italiani per gli stadi di Serie A, in funzione antirazzismo, per identificare i razzisti, anche in congiunzione con sistemi di sorveglianza sonora. E questo potete immaginare che conseguenze può avere in termini di privacy e di diritti individuali. Poi non se n'è fatto nulla perché è arrivata la pandemia, ma naturalmente escludere che non se ne faccia nulla è più difficile da quello che siamo riusciti a sapere. Ci sono indici di affidabilità fiscale che a loro volta usano sistemi di automazione e algoritmi per incrociare diversi database e capire, per esempio, in diversi modi se la vita che conducete è compatibile con la vita che sostenete di condurre al fisco. E ci sono anche, ovviamente, sistemi di nuovo per personalizzare e rendere più efficienti sia la gestione dei pazienti, quindi allocare, diciamo, i pazienti nei reparti e negli ospedali, e anche per personalizzare le cure. E qui c'è l'ospedale di Vimercate che sta sperimentando in questo senso. Il risultato forse principale di questo rapporto è che questa società automatizzata è terribilmente opaca in questo momento. Cioè, tutti i ricercatori con cui abbiamo lavorato e che lavorano hanno lavorato in modi davvero analitici. Alcuni hanno passato in rassegna tutte le amministrazioni pubbliche e le hanno bombardate di Freedom of Information Request, cioè di richieste di accesso ai dati e alle informazioni. Altri hanno bombardato di domande, come fanno i buoni giornalisti, tutte le amministrazioni e i livelli dei governi. Altri hanno, appunto, sono persone che conoscono molto bene il loro ambito dal punto di vista accademico, di ricerca, e quindi hanno cercato di saperne di più dal punto di vista tecnico. Tutti ci hanno detto che è molto difficile capire cosa siano questi sistemi davvero. Quindi la mancanza di trasparenza è la principale questione in questo momento, ed è la prima cosa che deve assolutamente cambiare, anche per permettere a noi, come
dico in questa slide, di fare ricerca decentemente, perché è molto difficile riuscire a emettere. Noi siamo un'organizzazione, AgroWatch è un'organizzazione evidence-based, che non ha pregiudizi né tecnoscettici né tecnoentusiasti, vuole semplicemente in maniera laica cercare di capire il funzionamento di questi sistemi e capire se sono, capire come regolarli. In questo momento è molto difficile formare un giudizio, perché fornire un giudizio su qualcosa che non si conosce è o avventato o stupido o sbagliato in ogni caso, non è una buona idea. Quindi questo, soprattutto pensando che la maggior parte delle volte questa mancanza, diciamo, endemica di opacità viene usata esattamente per impedire lo scrutinio. Abbiamo avuto casi particolari anche in Italia, anche in passato, dove si è visto proprio che lo stesso codice era scritto in modo tale da impedire l'auditing. E penso per esempio all'algoritmo famoso e famigerato della buona scuola, no? Che sbagliò l'assegnazione e la mobilità dei docenti e quindi diede la... a centinaia, se non forse migliaia di cause, e quindi immaginate le conseguenze reali che hanno questi sistemi, e soprattutto questi sistemi vengono adottati senza alcun reale dibattito democratico circa nella loro progettazione, quindi il modo in cui sono fatti e i valori che dovrebbero incorporare, e sia i loro usi. Non sappiamo nulla, fondamentalmente. Quello che noi sappiamo sulla base di oltre 110 esempi che siamo riusciti a raccogliere in Europa di sistemi che sono o in prova o stati spenti, chiusi, diciamo, o riaperti e lanciati effettivamente, e sappiamo che la gran parte di questi sistemi non riesce a realizzare questa promessa dell'automazione, cioè di rendere la società, di avere un valore benefico e dimostrabilmente benefico, però, che esca dai documenti aziendali di chi li produce e dei governi che hanno interesse a diffonderli, diciamo. Cioè, se uno vuole valutarli in maniera indipendente, quando si riesce, nella stragrande maggioranza dei casi, purtroppo, non si vedono grandi benefici. Quello che si vede, nella stragrande maggioranza dei casi, è l'opacità, quindi che non si vede abbastanza per giudicare, e in altri casi, un numero considerevole, si vedono i lati negativi, si vedono delle questioni che vanno direttamente in contrasto o con le normative europee o degli stati nazionali, che per fortuna ci sono, e quindi, come vedremo, c'è una reazione anche, quindi non siamo completamente privi di strumenti per reagire a questa situazione. Oppure, come vedete, ci sono anche casi in cui purtroppo vengono effettivamente, questi sistemi devono essere fermati, perché sono stati o sperimentati o direttamente utilizzati in maniera in contrasto, diciamo, con la democrazia e coi diritti. Molto spesso c'è una ragione ideologica alla base dell'adozione di questi sistemi, a prescindere, cioè a prescindere da qualunque loro risultato, ed è il soluzionismo tecnologico, che è una cosa che noi che ci occupiamo di politiche tecnologiche conosciamo bene, ma che purtroppo sembra continuare a informare molte scelte dei decisori politici quando si tratta di adottare soluzioni di questo tipo. Cioè, soluzionismo tecnologico è ridurre fondamentalmente i problemi complessi sociali e umani a problemi tecnologici che siano risolvibili tramite algoritmi o tramite, appunto, soluzioni che comportano soluzioni in una serie finita di passaggi, quindi fondamentalmente bug tecnologici da risolvere tramite fix tecnologici, tramite device tecnologici. Non sempre è il caso, come abbiamo visto anche nei casi controversi, per esempio riguardanti le app di tracciamento o di exposure notification per la pandemia. Uno dei risultati più positivi che noi abbiamo ottenuto è che sfidare questo status quo algoritmico opaco è possibile. Ed è possibile in due sensi. È possibile perché siamo in Europa, e quindi grazie al fatto che siamo in Europa abbiamo una normativa e un impianto normativo che consente l'azione dei garanti, per esempio nazionali, per intervenire quando ci siano delle violazioni manifeste. Abbiamo ovviamente anche una normativa, il GDPR, che include in qualche misura questi sistemi. All'articolo 22 sappiamo che noi abbiamo il diritto a non essere soggetti a decisioni completamente automatizzate, o comunque averle spiegate, avere una spiegazione di queste decisioni. E anche i difensori civici, cosiddetti ombudsperson, stanno giocando un ruolo importante nel dare supporto a queste istituzioni. La cosa fondamentale però è che c'è anche un lato completamente indipendente, diciamo, dalle norme, che è l'accademia, il mondo accademico, l'università, la ricerca, la società civile, quindi le organizzazioni come la nostra, come AgroWatch e come quella di Antonella, per esempio Privacy International, ma anche naturalmente il giornalismo,
che per quanto vilipeso è in difficoltà, è in crisi, gioca assolutamente e ancora e continuerà a giocare per sempre un ruolo fondamentale in democrazia, da watchdog di questa società automatizzata. Tutti questi soggetti sono un po' i cani da guardia di questi sistemi che altrimenti vengono poco sfidati, sia dal senso comune sia purtroppo dai decisori politici. Alcuni di questi esempi ne abbiamo raccolti infiniti, davvero, ma per esempio un sistema che ha fatto scuola quasi, per quanto era sbagliato ed errato ed è stato un caso di scuola, è Sairy, che è un sistema olandese appunto di identificazione delle frodi fiscali che era applicato, guarda caso, sempre in maniera discriminatoria, sempre sugli ultimi e sempre in violazione dei diritti delle persone, quando era applicato peraltro, che molto spesso non veniva neanche applicato nella realtà. Questo sistema è stato identificato, portato in tribunale per precise ragioni, diciamo, e sconfitto, quindi il sistema non funziona, non è più in funzione. Altri sistemi erano opachi e grazie all'attività di giornalismo d'inchiesta si è riuscito per esempio ad aprirne il codice, ad averne parti del codice e avendone parti del codice, come nel caso svedese del modello Trelleborg, che prendeva decisioni completamente automatiche, immaginate sul welfare dei cittadini svedesi, in questo caso si è rivelato, per esempio, che centinaia di persone avevano la privacy messa a rischio da questo sistema, si è potuto scoprire guardando il codice. E naturalmente questo è estremamente importante. Altri sistemi di riconoscimento facciale, per esempio, sono stati sfidati con successo in Germania, per esempio, ma anche in Gran Bretagna c'è una grossa, cioè sia un grosso utilizzo che un grosso pushback da parte della società civile. Che cosa fare per non portare via tutto il tempo di questo discorso, cioè di questo evento? Abbiamo steso appunto queste raccomandazioni di policy perché cercano di non dare nulla per scontato, cioè di non dire che questi strumenti debbano esistere necessariamente, ma se li vogliamo far esistere, queste sarebbero delle misure, secondo noi, che potrebbero riconciliarli con la democrazia e i diritti umani. Anche quando non lo sono, naturalmente, in molti casi anche lo sono, naturalmente. Non vogliamo ipotizzare che lo siano a prescindere. Quindi, prima cosa è rendere questi sistemi più trasparenti, e la prima cosa che si dovrebbe fare è a livello europeo stabilire per legge che servono dei registri pubblici di questi sistemi, quando hanno degli usi pubblici. Quindi, le amministrazioni che usano questi sistemi dovrebbero scriverlo da qualche parte, di modo che noi che siamo interessati a studiare questi sistemi, li si possa studiare nel dettaglio, ma che tutti lo possano sapere, perché i diritti che sono coinvolti sono i diritti di tutte le persone, non solo i nostri, naturalmente. Questo sta già accadendo in alcune città europee, a Helsinki, in Francia, ad Amsterdam, in maniera, diciamo, volontaria, ed è un ottimo sviluppo, talmente recente che non siamo riusciti nemmeno a inserirlo nel rapporto, però non basta, perché naturalmente, come voi sapete, per avere interoperabilità, per avere standardizzazione nelle richieste, nei dati forniti, nei criteri con cui vengono stabilite appunto, i rilasci pubblici su questi registri, sarebbe meglio avere standardizzazione, sarebbe meglio avere omogeneità a livello europeo. Per ottenere questi dati, però, abbiamo bisogno anche di modelli legalmente vincolanti per accedervi, modelli migliori che consentano, per esempio, a chi fa ricerca nell'interesse pubblico di avere i dati che servono anche dalle piattaforme digitali, per esempio. Questo è oggetto di un intero progetto di ricerca a sé stante ad Algonquin Watch, che si chiama Governing Platforms, che è stato gestito dalla mia collega Mackenzie Nelson. Vi consiglio assolutamente di andare a vedere che cosa hanno trovato in proposito. Un'altra questione fondamentale è la responsabilizzazione di questi sistemi, quindi l'auditing, il controllo. Bisogna trovare un modo effettivo per responsabilizzare chi produce questi sistemi, cioè per tenerli sotto controllo. Quindi bisogna poterci guardare dentro. Bisogna trovare dei modi per guardarci dentro in maniera efficace e questo è un problema. Quindi al momento non c'è, diciamo, una procedura stabilita, standard, funzionante per tutti che si possa consigliare di auditing. Si può però mettere insieme le diverse teste, i diversi pensatori che ci sono in Europa, nei diversi modi e nei diversi rami, quindi un approccio multi-stakeholder, cercare di far partire una discussione su questo, promuovere, come dicevo, l'organizzazione della società civile, giornalismo e tutte quelle, l'accademia, la ricerca come watchdog della società automatizzata, quindi bisogna finanziarla perché servono tempo, soldi, risorse, e serve indipendenza politica, serve indipendenza di ricerca e questo si può ottenere solamente quando c'è un adeguato monto di finanziamenti e di progetti che si interessino di queste cose. Sono
Soprattutto bisognerebbe mettere subito al bando le tecnologie biometriche che sono capaci di sorveglianza di massa. Questa è una cosa su cui tutto il mondo della società civile, ormai a livello internazionale, non solo europeo, anche fuori, anche negli Stati Uniti, ci sono molte amministrazioni che ragionano in questo modo, andrebbero messe al bando queste tecnologie, semplicemente per il motivo che, per come sono in questo momento, sono sia non accurate, sia discriminatorie quando utilizzate dal vivo in luoghi pubblici per riconoscere persone all'interno di gruppi di persone anche ampi. E questo non, naturalmente non va bene, questo va fermato subito e queste tecnologie andrebbero sviluppate e utilizzate solo nella misura in cui queste questioni vengano risolte. Sempre ammesso che lo volessimo, perché anche una società in cui queste tecnologie controllano in maniera perfettamente accurata è una società sempre sorvegliata, quindi questa è una cosa che dobbiamo decidere noi, cittadini di stati democratici, naturalmente. L'ultima cosa è accrescere l'alfabetismo algoritmico e rafforzare il dibattito pubblico su questi temi, che per esempio è una delle cose che fa la Biennale Tecnologia, di cui la ringrazio infinitamente, e che fa il Centro Nexa, che fa Privacy International, che cerchiamo di fare anche noi, ma sono cose che andrebbero fatte naturalmente anche a livello istituzionale, strutturato, di modo che poi tutti possiamo davvero comprendere che cos'è un algoritmo, come funziona inserito in un processo decisionale, che finisce per determinare in parte o del tutto i tuoi diritti sociali, la tua pensione, se tuo figlio dovrà andare nella scuola giusta, se avrai accesso all'ospedale giusto per le tue cure. Quindi queste sono le questioni fondamentali di questo rapporto. Ho portato via anche troppo tempo, mi scuso, ma erano molte cose. E questo è l'indirizzo per cui, da cui raggiungerlo, e questo è l'indirizzo da cui trovare l'edizione italiana, che si trova comunque facilmente dal sito di Algorand Watch o dai miei canali sui social media. Vi ringrazio infinitamente per l'attenzione. No, siamo noi che ti ringraziamo, Fabio. È ovvio, a tutti quelli che ci stanno seguendo che non c'è spazio in appena 60 minuti, tutto incluso, per presentare un rapporto così ricco. E quindi questa è una specie di teaser con alcuni contenuti importanti, e poi le persone interessate giustamente vadano direttamente a guardare il rapporto o anche le esposizioni più giornalistiche che ho visto che hai fatto di recente su Valigia Blu, e sicuramente probabilmente anche in altre sedi. Benissimo, Antonella, prego, a te la parola. Beh, innanzitutto grazie per questa presentazione che tocca dei temi fondamentali e sì, ovviamente nel tempo che abbiamo possiamo soltanto, diciamo, scalfire a malapena la superficie. E sicuramente tutto questo lavoro tocca molti degli ambiti in cui Privacy International lavora. Solo per appunto una brevissima nota, Privacy International è un'organizzazione che ha sede a Londra e che contrasta lo sviluppo di tecnologie di sorveglianza da parte di governi, da parte di aziende. Lavoriamo con una rete di partner internazionali in tutto il mondo, in Europa e in varie altre parti del mondo. Questi sono temi che ci stanno a cuore perché vediamo appunto come lo sviluppo di tecnologie che utilizzano dati e dati biometrici, come citava Fabio, sono sempre più pervasive, sono sviluppate e messe diciamo in circolazione con poco dibattito, quasi zero trasparenza. E quello che noi cerchiamo di fare è anche capire le conseguenze sulle persone. Fabio citava appunto il sistema giudiziario negli Stati Uniti, che abbiamo visto nell'applicazione di algoritmi, diciamo, esposto da indagini di giornalisti e di ricercatori, con conseguenze fortissime su diverse popolazioni, con discriminazione razziale molto forte. Io in particolare a Privacy International mi occupo di tutto il lavoro legato alla migrazione, a come le tecnologie di sorveglianza vengano sperimentate sui migranti, su rifugiati, su persone che sono estremamente vulnerabili. E una di questi, diciamo, di queste tecnologie è stata sperimentata ai confini, alcuni confini europei esterni, diciamo, dall'Europa verso l'esterno. Questo programma che si chiama iBorder Control, che dovrebbe analizzare e restituire, diciamo, decisioni sulla veridicità delle informazioni fatte al confine, quindi se una persona è effettivamente chi dice di essere o meno, e quindi prendere decisioni sul farlo accedere a un confine europeo.
un sistema che si basa su, insomma, basi scientifiche estremamente controverse e che è stato sperimentato e su cui al momento non si ha nessuna informazione sul risultato di questa sperimentazione, ma alcuni giornalisti che l'hanno testato l'estate dello scorso anno hanno sperimentato, diciamo, la problematicità e la non veridicità delle decisioni prese. L'abbiamo visto nel Regno Unito, grazie a due organizzazioni, Foxglove e il Joint Council for the Welfare of Immigrants, che hanno messo in discussione l'algoritmo con cui il governo inglese assegna i visti anche semplicemente di viaggio per persone che vengono, diciamo, da paesi extraeuropei. È venuto fuori, diciamo, da una serie di analisi che questo algoritmo assolutamente non trasparente, di cui non si avevano, diciamo, esattamente i criteri decisionali, discriminava verso alcuni stati, quindi aveva una sorta di blacklist, una sorta di, appunto, pregiudizio, se vogliamo così chiamarlo, basato su una serie di informazioni non accessibili, che ha portato per esempio al rifiuto di visti di viaggio a persone che stavano andando a matrimoni di familiari o accademici che cercavano di raggiungere il paese per una conferenza, artisti che volevano partecipare, invitati a partecipare a festival o concerti. Quindi effetti che possono avere conseguenze personali, professionali di vario genere. Ecco, grazie per esempio all'azione di queste organizzazioni che hanno messo in discussione questo algoritmo, il Ministero dell'Interno inglese ha deciso di sospenderlo, di portare avanti, insomma, un'analisi e valutare, insomma, gli elementi problematici, quindi potenzialmente cambiarlo. Ma questo, appunto, è solo uno di molti esempi, uno degli ambiti, ecco, non, ovviamente gli ambiti sono numerosi, uno degli ambiti particolarmente importanti in cui vediamo sempre di più questo processo è l'ambito del welfare. Vediamo, grazie, diciamo, ad analisi, insomma, nostre, di altre organizzazioni, dei nostri partner, casi come quello di Cyril, il caso olandese, che è un caso di scuola, ma anche nel Regno Unito la decisione della Corte d'Appello di qualche mese fa di sospendere un particolare, diciamo, algoritmo che aveva causato, diciamo, decisioni, diciamo, fallaci per circa 85.000 persone. Un sistema automatizzato che però il Ministero del Lavoro e Pensioni si era rifiutato di correggere perché è troppo costoso, perché correggere, diciamo, il sistema automatizzato costava diversi milioni di pound e invece risolvere le decisioni fallaci avrebbe comportato molto lavoro manuale, quindi ovviamente anche lì costi umani. La Corte d'Appello ha stabilito che questo non era un buon motivo per non correggere queste decisioni, ma questo ovviamente ci porta, appunto, a ragionare su qual è l'obiettivo. Quando si parla di, appunto, decisioni, di algoritmi, si parla spesso di efficienza, ma l'efficienza è solo il risparmio della pubblica amministrazione? L'efficienza è davvero efficienza se taglia fuori le persone più vulnerabili, le persone che hanno bisogno di sostegno, tanto più in un periodo, per esempio, come questo, in cui persone perdono il lavoro o si trovano in situazioni particolarmente difficili. E aggiungo un elemento in più: in un sistema di, appunto, politiche di austerità, di fondi, diciamo, di disponibilità economica sempre più limitata per i governi, il privato entra in questo ambito. E questo è un tema assolutamente spinoso e anche questo estremamente opaco, cioè il contributo dei privati nel creare programmi, diciamo, di welfare che dovrebbero automatizzare e rendere più efficiente la pubblica amministrazione. Grandi aziende, i grandi giganti del tech, IBM, da IBM a Microsoft, a ovviamente Google e Facebook, ovviamente non parlo soltanto di Italia e Europa, sto, diciamo, a livello globale, magari sperimentati in paesi dove non ci sono le stesse tutele che ci sono per esempio in paesi europei sulla protezione dei dati. Per esempio Microsoft in Argentina è partner di un programma che
e ha l'obiettivo di prevenire le gravidanze, diciamo, delle adolescenti e l'abbandono scolastico. Ora, se l'obiettivo è chiaramente importante e significativo, non possiamo non chiederci, così come ci chiediamo qual è il processo che porta delle decisioni, qual è chi ha la responsabilità di prendere una decisione e se la decisione è sbagliata e le conseguenze. Quando c'è un attore privato in questa equazione, in questo sistema, quali sono le responsabilità, quali sono le conseguenze, quali sono i possibili sviluppi di queste analisi, di questa raccolta di dati? I sistemi di welfare, non a caso ho scelto di parlare di questo, perché i sistemi di welfare comportano una richiesta costante, un'analisi costante di dati di vario genere, di continua analisi, di continua messa in relazione di quantità di dati e di database, in un modo appunto opaco, ma che può avere numerosi effetti a catena. Uno dei nostri partner in Brasile, Internet Lab, ha analizzato, e lo potete trovare anche sul nostro sito, un programma che si chiama Bolsa Famiglia, che è un programma di sussidi che, diciamo, considera vari elementi e vari fattori, ma che ha poi come database principale, attinge a un database a cui attingono altri 30 programmi di politiche pubbliche e che contiene i dati di 76 milioni di persone tra le più povere e vulnerabili. Il potenziale di decisioni sbagliate, di effetti a catena, come immaginate, è enorme. E senza andare così lontano, i rischi sono reali nei loro effetti e purtroppo già lo vediamo. Nel Regno Unito negli ultimi mesi ci sono stati due, tre casi, diciamo, di che hanno avuto risonanza mediatica di persone a cui sono stati sospesi i sussidi per appunto segnalazioni di potenziale frode, persone anche disabili che si sono trovate all'improvviso senza sussidio in una fase come quella del Covid, quindi in cui non avevano neanche altro tipo di accesso, e che sono morte, lasciate da sole a casa loro e senza la possibilità di accedere ad altri tipi di sostegno. E questo ci porta a un altro tema, quindi al processo decisionale, ma anche al tipo di tutele che noi abbiamo. In questo processo dov'è lo Stato, dov'è l'aspetto umano, dove si va a chiedere, diciamo, tutele o giustizia nel caso di decisioni che vanno in questa direzione o con queste conseguenze. Ecco, concludo, diciamo, con le parole del relatore, di quello che fino all'anno scorso era il relatore speciale delle Nazioni Unite sulla povertà estrema, che ha pubblicato un rapporto, il suo ultimo rapporto prima, diciamo, di cedere il ruolo, sullo stato sociale digitale, quindi paventando il rischio che entriamo nell'idea di questo stato sociale digitale automatizzato, trascinandoci come zombie, sono appunto parole sue, quindi in un'assenza di ragionamento, in un'assenza di elementi, diciamo, che guidano le nostre decisioni, appunto come uno zombie entrare in uno stato sociale guidato dal soluzionismo tecnologico, già citato nella presentazione di Fabio, con grandi opportunità di business, ma che non si riflettono queste opportunità nelle conseguenze che ci sono per i cittadini, per gli individui che subiscono le decisioni e le conseguenze di queste decisioni. Grazie molte, Antonella, anche hai aggiunto temi assolutamente rilevanti, di grandissimo interesse. Ora abbiamo circa un quarto d'ora prima di concludere. Però prima di provare a selezionare, anche accorpando, commentando i molti contributi che sono arrivati da chi ci sta seguendo, volevo dire a tutti che ieri abbiamo avuto il piacere di avere una lezione, che non esito a definire magistrale, di David Lyon, che si è collegato dal Canada e che ci ha fatto una bellissima lezione, tra l'altro anche ricordando Stefano Rodotà, che aveva scritto la prefazione di un suo libro quasi 20 anni fa.
Sappiate che la sua lezione, come in realtà tutti gli incontri di Biennale Tecnologia, saranno disponibili le registrazioni mano a mano che riusciamo a elaborare i file, speriamo molto in fretta, e quindi anche oltre all'incontro di oggi che stiamo svolgendo, anche queste lezioni precedenti sugli stessi temi saranno disponibili successivamente. Ora, guardando ai contributi, ve ne porgo uno incorporando già direttamente una risposta, se siete d'accordo, perché è abbastanza sui miei temi, perché vedo che qualcuno dice: ma quando questi algoritmi sono basati su tecniche di machine learning, come si fa a parlare di trasparenza, visto che le tecniche di addestramento producono alla fine un algoritmo incomprensibile dal momento che si tratta sostanzialmente di pesi numerici su una rete neurale? Allora, su questo commento solo, ma prego aggiungete voi i vostri commenti se volete, che c'è tutto un filone di ricerca di cui ci occupiamo anche a noi al Centro Nexa. Di tecniche di machine learning spiegabili, in un certo senso, cioè le tecniche di machine learning che sono progettate fin dall'inizio in maniera tale che poi sia possibile fornire delle spiegazioni sul perché producono certi risultati. Quindi è vero, in linea di principio, quello che osserva la persona che ha fatto questo commento, ma allo stesso tempo osservo da informatico per una volta che c'è un filone specifico che cerca di, quantomeno, di attenuare questo aspetto. Non so se volete aggiungere qualcosa su questo, intanto io rifletto sulle altre osservazioni. Solo rapidamente, se posso, sono assolutamente d'accordo con quello che dice Juan Carlos, naturalmente alla cui competenza mi rimetto perché non sono un informatico. Dico semplicemente da studioso delle politiche tecnologiche che se una tecnologia che impatta sui diritti di migliaia di persone, centinaia di migliaia di persone, sui diritti fondamentali, sul welfare di queste persone, è risultato di un processo non conoscibile, non è solo un problema etico-morale, potrebbe essere un problema legale anche. Cioè, io credo che non sono sicuro che sia accettabile all'interno dell'ottica in cui si sta muovendo l'Unione Europea, in cui si sta muovendo soprattutto in prospettiva, col libro bianco sull'intelligenza artificiale e tutte le norme che stanno per arrivare. Non sono convinto che sia né lecito né legittimo da un punto di vista morale prendere decisioni di questo tipo con sistemi inconoscibili. Cioè, che siano inconosciuti ci può stare perché magari li apri, ma se li apri e non ci trovi dentro niente. Non so, possiamo provare a distribuire questi servizi come abbiamo fatto negli ultimi 2000 anni, magari. Se non hai nessun commento, Antonella, passerei a una domanda molto specifica. È una domanda di una dottoranda dell'Università di Bologna che chiede specificamente a Fabio se può approfondire, ovviamente in maniera molto concisa, la questione ADM frodi e se può allargare il discorso a iniziative anticorruzione e trasparenza relativamente agli ambiti del data activism e del data journalism. Wow, Molto molto ampia, prova a dire sì, no. qualcosa. Sì, consiglio assolutamente di dare un'occhiata al rapporto integrale, soprattutto perché queste cose nel rapporto, diciamo, nella versione italiana, in Italia qualcosina forse c'è, ma molto poco di realtà. Quindi consiglio di andare a vedere quello che sta succedendo in altri paesi, in Slovenia, nel mondo scandinavo. Sono casi su cui, come dicevo, è difficile generalizzare. In alcuni casi sembrano funzionare, in altri, anche come quelli cui segnalava Antonella, dove sono più collegati, diciamo, alla distribuzione di diritti sociali, è molto invece molto più controverso. Per cui quello che posso dire, ci sono anche casi legati, come dicevo, al data journalism, e fondamentalmente c'è un'intera comunità, perché questa è una cosa che è emersa poco, secondo me, dalla presentazione. Cioè, questo rapporto naturalmente non può essere il lavoro di un individuo e neanche di un'organizzazione sola, è il risultato di una rete di persone che lavora insieme in realtà da prima del rapporto e che in molti casi, e che ha sviluppato rapporti che vanno appunto come quelli che ha Privacy International con molte organizzazioni, diventano strutturali. E questa cosa è estremamente importante. Per esempio, la community nata intorno alla conferenza Data Harvest, che è una conferenza proprio nata per capire i metodi di data journalism e vederli applicati su studi come il nostro, per esempio. Ecco, io quello che posso consigliare è di fare riferimento a queste comunità, di contattare le persone che organizzano questi eventi, di prendere parte a questi eventi. Tra l'altro, la Data Harvest è anche in corso. E, è davvero il nostro rapporto, per chiudere, è davvero una sorta di pagine gialle, cioè può dare il là, può dire questa cosa esiste, pensiamo funzioni così, ma è molto difficile, come immaginate, andare nel dettaglio delle singole cose, anche perché questi dettagli molto spesso non ci sono. Antonella, vuoi aggiungere qualcosa?
No, io diciamo, ecco, aggiungerei un po' la controparte di questo elemento, cioè in questi processi, appunto, se è vero che questi sistemi aiutano in ambito di anticorruzione, quindi di grosse frodi o di sistemi di frode, spesso questo viene usato, almeno nell'esperienza, diciamo, che vediamo noi, che non è appunto quella dell'anticorruzione, viene invece usato proprio come motivazione. Per creare sistemi pervasivi, tra l'altro appunto proprio nell'ambito del welfare, per non solo analizzare frodi, ma addirittura prevederle. E quindi anche qui ci pone un altro tipo di problema. Una mia collega Privacy International, Eva Bloom di Monte, guida un progetto appunto che si occupa di questi temi e che si chiama When Big Brother Pays Your Benefit, cioè quando il grande fratello, quindi un sistema di sorveglianza pervasiva, a pagare il tuo sussidio. Ecco, quindi anche qui guardare un po' alle motivazioni e al problema che si cerca di risolvere e, come nel caso della decisione olandese citata già più volte, la proporzionalità di un certo tipo di scelta rispetto all'obiettivo e alle conseguenze, diciamo, che questo processo ha. Antonella, tieni la parola perché una nostra ascoltatrice ci chiede proprio specificamente a te se puoi indicare dei casi fallimentari o degli abusi tecnologici relativamente specificamente a Italia e Spagna. Italia e Spagna, ma non, noi non ci siamo occupati di analisi in ambito di welfare in questi paesi, quindi non, in questo momento, ecco, sicuramente il rapporto di Algorithm Watch ha appunto casi specifici su Italia e Spagna. Noi appunto non abbiamo analizzato, ecco, come dicevamo, sono veramente ambiti complessi, quindi iniziamo a fare ricerca in alcuni paesi e cerchiamo di farlo anche dove abbiamo partner che conoscono bene il contesto nazionale, ecco, non, Ma tendenzialmente non certo. facciamo. Sì. C'è una domanda che credo possa interessare a molti, perché un nostro ascoltatore, un Antonio, dice come si coniuga la legittima aspirazione di un'azienda che collabora con la pubblica amministrazione e desidera tutelare il proprio diritto d'autore. Come si fa a coniugare con il diritto dei cittadini alla trasparenza delle procedure informatiche utilizzate dalla stessa PA per svolgere le proprie funzioni? Qua, se mi consentite, provo ad abbozzare una possibile inizio di risposta, poi completate come credete, perché qua parla di diritto d'autore. Antonio, credo che in realtà più specificamente, forse, visto che il diritto d'autore tutela la specifica forma espressiva, quindi proprio lo specifico codice del software, penso intenda dire forse più aspetti legati al segreto industriale, semmai, quindi a delle conoscenze che l'azienda vuole tenere riservate, che verrebbero rese disponibili nel caso in cui, per esempio, il software fosse completamente aperto. Allora, da questo punto di vista, penso che fatta questa distinzione, quindi non è tanto una questione di diritto d'autore, ma più semmai una questione di segreto, penso che sia possibile immaginare delle soluzioni dove sia possibile accedere e studiare, per esempio, il codice di un'azienda che fornisce servizi a pubblica amministrazione in maniera riservata, con qualche forma di accesso controllato da parte di esperti o di terze parti che fanno questo servizio per la PA. Quindi penso che volendo la soluzione si trovi senza necessariamente pubblicare il listato del codice su un sito web. Non so se volete aggiungere qualcosa. Assolutamente Sì. con quanto dice Juan Carlo. Scusami Antonella, solo che ti vedevo. Scusa. No, appunto la questione è che non serve fornire trasparenza totale, cioè quando noi chiediamo trasparenza non diciamo che venga pubblicato l'intero codice, non diciamo che venga messo in piazza, non diciamo appunto un'idea è quella che poteva avere Juan Carlo, scritto Juan Carlo, di dire diamo questo accesso qualificato. Secondo certi criteri, secondo certe regole, no? E un'altra è dire, per esempio, diamo accesso a tutti invece ai criteri che usiamo, quali criteri usiamo per programmare quell'algoritmo, quali sono i fattori decisionali che noi consideriamo, con quale peso, con quali rapporti, no? E come potete verificare queste cose. Perché questo è un po' il problema, no? Perché poi noi stiamo molto spesso, quello che abbiamo visto per tutto il rapporto, è che siamo costretti a stare a quello che ci dicono o le autorità o i produttori. E naturalmente, come sapete, molto spesso né le amministrazioni pubbliche né le aziende private hanno grande interesse a dirci i dettagli di quello che fanno. Sì, Sì, effettivamente quello della. aggiungo,
Prego, Antonella. Se posso aggiungere un altro elemento, ecco, prima anche di arrivare lì, noi quello che osserviamo spesso è che c'è una totale mancanza di trasparenza già a partire dai contratti, cioè i contratti tra pubblico e privato, e quindi questo tipo di partnership. Noi abbiamo fatto molta fatica ad avere pubblicati contratti che andrebbero già pubblicati per legge e che spesso hanno... Questa pubblicazione ha comportato richieste d'accesso, ping pong, diciamo, tra noi e la pubblica amministrazione, e poi contratti fortemente, diciamo, redatti, ma non redatti nell'appunto nella descrizione di qualcosa di un segreto industriale, ma anche solo del servizio che fornisce un'azienda al privato. Quindi anche qui, quando parliamo di trasparenza, no, appunto, non si sta chiedendo svelare in pubblico, ma anche semplicemente capire che servizio un privato fornisce al pubblico, perché da questo poi anche derivano domande legate alla responsabilità, appunto, chi prende le decisioni e a catena quali sono le conseguenze. Ma questo molto spesso è proprio difficile da capire all'origine, anche solo per i servizi che un privato fornisce in ambito pubblico. Ecco, questo è un elemento da inserire, ecco, nel discorso. E guardate, forse come ultimo commento, a meno che non arrivi un'ultima domanda molto concisa, che permetta una risposta molto concisa, condivido con voi un'osservazione di qualcuno che ci ha ascoltato e ci dice: ho capito che quello che voi state parlando è molto importante, è molto rilevante, e che il vostro lavoro è fondamentale, ma utilizza un linguaggio molto difficile, molto accademico. Per favore, fate lo sforzo di tradurlo in un linguaggio più semplice possibile, in modo che venga capito da più persone. Allora, questo è chiaramente un invito che sento anche mio, figuriamoci, stiamo facendo una biennale proprio con l'obiettivo di andare in questa direzione. E a questa persona che ci ha scritto voglio dare, come dire, tutta la rassicurazione che faremo tutti gli sforzi possibili per far capire la rilevanza di queste questioni ed essere più comprensibili possibili. Ci ho detto, poi c'è un certo livello che richiede un certo, come dire, un certo linguaggio più tecnico e anche un'oggettiva complessità, e noi dobbiamo trovare il giusto equilibrio, di cui Antonella e Fabio sono maestri, perché fanno anche una grandissima opera di divulgazione, un giusto equilibrio tra il rispetto della complessità del tema e un cercare di raggiungere un pubblico più ampio possibile. Però voi fate questo lavoro molto meglio di me da più tempo, per cui se volete commentare e poi chiudiamo, grazie. Antonella, vai per prima questa volta. Beh, è la sfida per tutti noi, sicuramente, è la sfida appunto anche del dover lavorare, appunto, parlare con i media, parlare con le aziende, cioè a seconda dei diversi pubblici. È sicuramente uno dei problemi di questi temi nel dibattito, è spesso, appunto, che sembra di parlare di cose inconoscibili, di grandi strumenti, di grandi macchine, che quando si parla di intelligenza artificiale, cosa vuol dire, quali sono le conseguenze. Quindi sicuramente uno sforzo che noi dobbiamo fare, dobbiamo trovare nuovi modi, e per esempio appunto il rapporto di Algorithm Watch tenta di farlo in vari modi, noi anche. Sicuramente c'è appunto un livello di complessità, ecco, non ripeto quello che ha detto Juan Carlos. Secondo me però un elemento che, insomma, spero sia passato è anche che nel momento in cui questi grandi sistemi sono alla base di decisioni pubbliche, è anche il decisore pubblico che deve rendere chiaro come queste decisioni vengono prese, perché nel momento in cui una decisione mi colpisce, io devo capire quali sono le possibilità che ho, perché quella decisione è stata presa, nelle conseguenze che mi riguardano, e quindi come posso cercare di avere una risposta e una modifica. Qual è il lato umano, diciamo, in queste decisioni fatte da sistemi? Quindi, ecco, farle domande, ma anche portarle in un dibattito pubblico in vari modi, è la nostra sfida, ma anche quello che è necessario fare. Benissimo, ci stiamo avvicinando, perché sono le 27, quindi qua, parlando di limiti degli algoritmi, abbiamo un algoritmo semplicissimo, più di 60 minuti è impossibile, per cui dobbiamo assolutamente chiudere, a meno che Fabio non avesse una battuta rapidissima, chiuderei io.
Sì, solo per dire che tutto questo che è stato detto sulla divulgazione va assolutamente sommato al lavoro che devono fare i media, cioè il giornalismo di tutte le forme, anche e soprattutto secondo me quello televisivo, che raggiunge un pubblico che ha poca dimestichezza con questi temi, ha un'enorme responsabilità nel trovare quella via mediana di cui parlavate entrambi, cioè di trovare la via giusta per parlare in maniera rigorosa, ma parlare a tutti. E in questo momento o si parla a tutti o si parla in maniera rigorosa o non si parla affatto di norma. Per cui è bene che chi ha, diciamo, questa responsabilità investa in questo settore e parli bene di queste cose perché riguardano i diritti di tutti. Beh, in televisione e in radio abbiamo gli amici Barbara Carfagna e Massimo Cerofolini che provano a dare il loro contributo super meritorio, che salutiamo. Benissimo, io concluderei semplicemente dicendo a tutti quelli che hanno seguito questo incontro che tra mezz'ora alle ore 13 abbiamo Frank Pasquali, in realtà dalla Corea, se ben ricordo, che si collega, l'autore di The Black Box Society, la società della scatola nera, che è assolutamente in tema con questo incontro e che presenterà i temi del suo nuovo libro, Le nuove leggi della robotica. E ringrazio di nuovo Fabio Chiusi e Antonella Napolitano per essere stati qua con noi a Biennale. Ci rivediamo nel 2022 per una prossima edizione di Biennale, ma ovviamente per tantissime altre cose. Grazie molte, carissimi. Grazie a voi. Grazie mille. Ciao.